Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura». Il Signore Gesù quest'oggi ci parla del regno di Dio e lo fa usando l'immagine dell'albero. Nelle Sacre Scritture l'albero è un'immagine che viene frequentata più volte, in modi diversi. Se pensiamo, il primo albero che incontriamo è proprio quello nel giardino dell'Eden, con Adamo ed Eva e i vari alberi del giardino. Ma l'immagine dell'albero torna ancora, torna sovente anche nelle parole dei profeti. In questa domenica il profeta Ezechiele usa proprio l'immagine di un albero che cresce, che copre coi suoi rami, che si allarga, ed è l'immagine del popolo di Dio che cresce nel corso del tempo. Anche il Signore Gesù dunque viene e prende questa immagine, l'immagine dell'albero, che però nelle sue parole viene caricata di un significato nuovo, di un valore nuovo. Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Il Signore Gesù dunque usa l'immagine dell'albero per parlarci del regno di Dio. Ma quali sono le novità nel modo di parlare di Gesù? Beh, anzitutto l'albero di cui parla Gesù non viene più semplicemente promesso e annunciato come avevano fatto i profeti. L'albero di cui parla il Signore Gesù è presente, è già stato piantato, sta già germinando, sta crescendo. Quindi non si tratta più di aspettare l'arrivo di un albero, ma si tratta di riconoscere la presenza di quest'albero, magari una presenza ancora piccola, ma già attuale. E il secondo grande messaggio è un messaggio di speranza molto forte, perché Gesù ci fa capire che quest'albero, ora piantato, non verrà più sradicato, non si accenna minimamente alla possibilità che esso possa essere tolto, bensì solo alla possibilità e anzi al fatto che esso continuerà inarrestabilmente a crescere, facendosi sempre più grande e accogliente. Con molte parabole dello stesso genere, annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Noi oggi cosa siamo chiamati a fare? Siamo chiamati a riconoscere la presenza di questo albero, a vedere dove esso è, e ovviamente lo vediamo nella Chiesa. Dopo 2000 anni di storia della Chiesa lo vediamo anche già molto cresciuto, molto irrobustito. Quindi abbiamo una grossa responsabilità nel riconoscere questo albero, il regno di Dio, nello stare presso di esso. Abbiamo la responsabilità di renderlo visibile a chi ancora fa fatica a vederlo, tanti amici, tanti conoscenti che non lo riconoscono presente. Dobbiamo essere noi a mostrare loro questo albero, la presenza del regno di Dio. E in che cosa consiste? Che cosa significa l'albero? Che cosa significa il regno di Dio? Se non quell'insieme di legami, di rapporti che ci uniscono a Gesù. Il regno di Dio non è un governo, un'istituzione, è molto di più. È la comunione reale col Signore Gesù e, uniti a Lui, la comunione reale tra tutti noi.